i miei brani preferiti del 2023. Allora, Ghost Again, Anthropomorphic Beings, vabbè, Neon Noir. Oddio, non avete visto niente. Non avete visto niente. Ordine Tic Tac, Il male che mi fa. Marrakesh. Sì, ascolto anche questo, ascolto anche questa. La 126 ad aprile, attenzione! Ci siamo! L'evento più atteso dell'anno è arrivato, il Wrapped 2023 di Spotify, che mi ha fatto un macello, mi ha scombinato i piani. Non sarebbe dovuto uscire questo video, perché Spotify ha deciso di farlo uscire a fine novembre, il che non ha senso, farlo uscire a fine dicembre. Sono davvero curiosissimo di scoprirlo, anche perché quest'anno, a dire il vero, ho ascoltato, oddio, come sempre, parecchia musica. Magari sul canale porto un po' più metal e rock, però ragazzi, ascolto davvero di tutto. Infatti, ho quasi paura del linciaggio di perdere questi 300 iscritti del canale. Speriamo invece di no, di attrarre ancora più gente, visto la varietà di questo rap. Ma non perdiamo tempo e iniziamo subito, vai! Allora, apro Spotify e rap. Ok, andiamo. Ciao Federico, è arrivato quel momento dell'anno. Ok, andiamo, andiamo. Il 2023 ha deliziato le tue orecchie, ha ascoltato 48 generi musicali. 48! Che senso 48? Ok, tutti i sottogeneri del rock, metal, del pop, del rap, dell'hip hop. Ok, va bene. Che gusto hai scelto? Non lo so, dimmelo tu. A me non mi piace. Tensione, si forma un panino, un sandwich. Buono. I tuoi generi top, squisiti. Progressive metal, ovvio, strano, essendo il mio genere preferito. Rock, pop italiano, rap e nu metal. Nu metal. Perché nu metal? Ma non me lo sarei aspettato il nu metal. Era un buon panino. Niente male, buono. Hai ascoltato 3470 brani nel 2023. Ovviamente già c'è stato lo spoiler praticamente dei miei pezzi gruppi che ho ascoltato di più. C'è stato Ville Valo di sottofondo e poi Travis Scott. Eh sì, ascolto anche Travis Scott. Lo reputo il metallaro del rap, hip hop rap, assolutamente. Ok, dai, andiamo avanti. 3470 brani, ma solo uno era troppo per te. Il brano che ho ascoltato di più è Ghost Again di Depeche Mode. Pezzone! Ma proprio di un incredibile assoluto. Cioè, io mi ricordo quando a Sanremo hanno presentato questo pezzo, l'hanno cantato per la prima volta in anteprima mondiale a Sanremo. Cioè, credetemi, io sono impazzito letteralmente. C'è un pezzo che mi è piaciuto al primo ascolto, appena l'ho ascoltato, fuori di testa. Ci sta, l'avrò ascoltato in ripetizione per un mese e mezzo. L'hai ascoltato 64 volte quest'anno. Ma tu hai un cuore grande e ti sono piaciuti molti altri brani. I periferi di sottofondo. Che persona romantica. Oh, lo so. I tuoi brani preferiti. Oh, attenzione, classifica. Ghost Again, Atropos dei periferi, Wax Wings dei periferi, Dying Star dei periferi e Neon Noir di Ville Valo. Sì, vabbè, ok, ci sta, però a quante volte ho ascoltato quest'album dei periferi per starci tre canzoni? Addirittura. Neon Noir di Ville Valo? Sì, ci sta anche. Ok, andiamo avanti, dai. Va bene, i tuoi brani preferiti del 2023, e perché fermarsi qui? Ecco una playlist di tutte le canzoni che hai amato. Aggiungi la libreria. No, dopo. Tempo in illusione, ma l'abbiamo comunque misurato. Hai ascoltato sottofondo i Pooh, hai ascoltato per 33.610 minuti. Ammazza, sono 23 giorni di fila. Eh sì che me lo sto chiedendo, 23 giorni di fila. 23. 23 è tanto. Hai dato tutto il giorno 23 ottobre con 394 minuti totali, andando così nella top 10 del 10% degli ascoltatori mondiali. Chapeau, il 23 ottobre. Che giorno era il 23 ottobre? Devo vedere che cosa ho fatto il 23 ottobre. Quest'anno hanno ascoltato 768 artisti, ma con uno è proprio volato altissimo, capito chi? Ville Valo? Ovvio. Tutti in piedi sul divano per l'artista dopo il 2023. Sei nella top 0,505%. 05%.
cioè praticamente io e me stesso, dei fan più affezionati, avete trascolto 1705 minuti insieme. Cioè, io ho fatto la classifica degli album metal e l'ho messo al secondo posto questo album di Billevalo. L'ho già detto, ne ho parlato, te lo lascio qui sopra. La classifica degli album metal 2023, ne ho parlato, davvero album bellissimo, bellissimo, quindi l'ho amato, ho comprato pure il CD. Nonno Noir non ti stancava mai. Ora è il momento giusto per dichiararsi, ringrazia. Vabbè, dopo. E chiedete agli altri artisti che hai amato, beh, avete passato tanto tempo insieme. Meno male, vediamo gli altri. Che okay, numero 1, Billevalo a gennaio. Poi, numero 2 Periferi, e dopo ci siamo. Ma io ascolto davvero di... cioè, tanto, voglio dire, no? Oh, e finalmente anche loro, numero 3, gli Avenged Sevenfold. Ci stavano. Ah, sì, l'ho ascoltato di tanti, soprattutto con l'ultimo album. Numero 4, colpo di scena. Colpo... i Coldplay. I Coldplay. Sì, sarà stato per il concerto dei Coldplay, me li sarò proprio distrutti. Numero 5, la Love Gang 126 ad aprile. Wow, album spettacolare. Cioè, se non lo conoscete, la Love Gang, se non lo sapete, è un gruppo di artisti rap, pop, hip hop e rap italiani. Non so se avete presente appunto Ketama, Franco, Asp, 126, no? Che hanno tutti il numero appunto 126. Sono loro, sono tutti qui. Facevo anche parte Calbrave. Hanno fatto il primo album tutti insieme ed è bellissimo. Ce l'ho pure, l'ho comprato. Tanta roba, ve lo consiglio, davvero ve lo consiglio tantissimo. I tuoi artisti più ascoltati: Billevalo 2, Periferi, Avenged Sevenfold, Coldplay e Love Gang 126. Minchia, addirittura quinto posto la Love Gang 126. Sono un metallaro tamarro. Aspetta, c'è un video per te. Eh sì, vabbè. Che connessione. Dai. Matt Halpern, dei Periferi. Bella mettere questa cosa dei ringraziamenti. Davvero carina. Dai, ci sta. Ok, però andiamo avanti. Momento. Alla Peter Griffin. Geniale questa cosa, geniale. Luci soffuse. Ovviamente sottofondo Billevalo, molto meglio. Potremmo definire eroico il tuo modo di ascoltare, ma noi non preferiamo gli anti-eroi. Che ne dici? Va bene, vediamo che dicono. Tocca qui, ipnotista. Tu metterai like al video, ti iscriverai e lo condividerai. Tu metterai like al video, ti iscriverai e lo condividerai. La concentrazione è pazzesca, infatti riesce Infatti riesce ad ascoltare gli album dall'inizio alla fine senza fermarsi mai. Mamma mia, cioè, mi avete fatto quagliare gli occhi e il cervello. Insegnaci, caro, metti play, ascolta. Così bisogna fare. Per apprezzare gli album, la musica come si deve, bisogna ascoltare tutto, anche perché un artista... in un album in particolare lo struttura in un determinato modo, soprattutto quegli artisti che di un album ne fanno un concept, cioè raccontano una storia, una storytelling, che tu skippi la canzone, ma anche non solo dal punto di vista dei testi, anche dal punto di vista della musica, non, concettualmente sono collegati. Se tu skippi e vai avanti, dovresti, secondo me, se lo fai, non lo so, imparare ad ascoltarli brano per brano gli album, perché è una bella cosa. Che dire, è sempre bello, ci si rivede l'anno prossimo? Sicuramente, ci vediamo l'anno prossimo. Ah, ok, finito? Sì, è finito, era l'ultima storia. Ah, qui adesso si scorrono con... qui adesso scorrono le classifiche, quindi artisti top, Billevalo, Periferi, Avenged Sevenfold, Coldplay, Love Gang 126, brani preferiti, Ghost Again, Atropos, Waxwing, Danny Star, Neo-Noir, va bene, genere preferito, Progressive, va bene, ci sta. Però adesso voglio andare a vedere, vi voglio mostrare i miei brani preferiti del 2023. Allora, Ghost Again, Atropos, Waxwings, vabbè, Neo-Noir, Cenere di Lazza, oddio, non avete visto niente, non avete visto niente. No, dai,
È un bel pezzo, dai, ogni tanto mi viene questa tamarrata di ascoltarle. Poi, Pagliuncella napoletana, di Liberato. No, no, non guarda. Vabbè, comunque è bellissimo, mettere Bill Valo, Liberato, Riverside e Periferi è una cosa fantastica, insomma. Mai dire mai dei Pooh, minchia che album questo, ragazzi. Panico, Nuovo Lazza, grande. Impossible di Drop, Steven Wilson, Guè. Minchia, Madreperla di Guè, è un album fantastico, me lo sono ascoltato tanto, anche quello ci sta. Free ancora, di Guè, Ville Valo, gli Aachen, Alphabet of Me, spettacolo, Nobody degli Avengers, Sintonia, va bene. Cinque gocce di Ramer Comi. We Come From Napoli di Liberato, i Pooh, Travis Scott, Salen Running dei Gorillaz. Che album assurdo, Cracked Island, che album pauroso, bellissimo. Lo metterò sicuramente in classifica tra gli album più belli del 2023 pop e rap. Worldy Miser e Depeche Mode, sì, me lo sono spaccato. Sainz, Drake pure, grande Drake, amo anche Drake da morire. I Paramore con The News, Parole dette male di Giorgia. Cioè, ragazzi, l'album nuovo di Giorgia è bellissimo, lo dovete ascoltare, lo dovete ascoltare. Doveva vincere lei Sanremo, cioè, assolutamente. Ordine Tic Tac, Il male che mi fa, Joliet, Marrakesh. Sì, ascolto anche questo, ascolto anche questo. Bene, Beyond dei Daft Punk, senza senso. Perché Beyond Daft Punk? Non lo so. Va bene, Friends or Foe, ok, 2 minuti, Calcutta, altro album, fantastico. Due di Elodie, va bene, ok, ci sta. Marillion, che album dei Marillion. Di nuovi Paramore, Tesseract, gli altri Marrakesh, spettacolo. Grande album pure questo. Avenged, Ville Valo, Steven Wilson, We Can Do di Drake. Ma perché ho ascoltato questa canzone così tanto? Boh. E poi Within Temptation con Wireless, dell'ultimo album. Pezzone, album bellissimo. Ok, abbiamo finito. E niente, mi sono sputtanato, voglio dire, alla grande adesso con questo finale, non ti dico. No, vabbè, il senso è che per apprezzare la musica davvero è come si deve, bisogna imparare ad ascoltare davvero di tutto. Io sono sempre stato così, ho sempre ascoltato dal rap al pop, alla musica italiana, ascolto Renato Zero, Baglioni, fino ai Cannibal Corpse, agli In Flames, cioè di tutto, come avete potuto vedere. Per apprezzare e giudicare la musica bisogna fare così, ed è giusto che sia così. Quindi niente, fatemi sapere del vostro Wrapped 2023 di Spotify, come è andato. Comunque, secondo me, l'algoritmo di Spotify non è che vada poi tanto bene, cioè, nel senso, io ho ascoltato anche un botto di altri gruppi e di altri generi, altri pezzi. Comunque, diciamo che ci può stare, mi ci ritrovo anche parecchio. Fammi sapere la tua, scrivimelo qui sotto tra i commenti, così ne parliamo e ne discutiamo. Al prossimo video, Rock!